si trovava ai domiciliari nella sua abitazione ad Introdacqua per scontare la pena inflitta in seguito all'operazione Piccolo Colosseo dello scorso maggio. Stefano Passaforte, 24 anni, da ieri sera si è allontanato da casa. Dopo un periodo di reclusione presso il carcere di Via Lamaccio a Sulmona, il giovane aveva ottenuto i domiciliari all'inizio dello scorso luglio in vista del proprio coinvolgimento marginale nella vicenda legata allo spaccio di droga che aveva portato all'arresto di circa 20 persone. Passaforte non è nuovo alle forze dell'ordine. A lui erano stati imputati, sempre nei mesi scorsi, reati di spendita di banconote false e detenzione di sostanze stupefacenti. Sul biglietto lasciato in casa dal giovane e indirizzato alla madre c'è scritto che non sarebbe più tornato a casa. Al momento non si conoscono le ragioni del gesto. Il ragazzo aveva anche intrapreso un buon programma di recupero che dal carcere lo aveva portato a svolgere un lavoro pulito che gli ha consentito l'alleggerimento della pena firmata dal GIP del Tribunale di Sulmona Massimo Marasca.